giallo, blu. Come scegliamo i colori in base al nostro stato d'animo e come possiamo invece decidere di sceglierli in base ai nostri obiettivi per la giornata a cui stiamo andando incontro? Scopriamo tutto questo in un video introduttivo in cui due esperti di cromoterapia vi spiegheranno a livello generale qual è il linguaggio dei colori. Nei prossimi video invece parleremo di ogni colore primario più diffusamente. Se vi interessa l'argomento, iscrivetevi al mio canale YouTube, così rimarrete aggiornati sulla pubblicazione dei prossimi contenuti. Allora, il linguaggio dei colori. I colori sono dei simboli, sono degli archetipi ed è il motivo per cui l'essere umano risponde al colore e spesso in maniera molto inconscia. Quindi la nostra è diventata la nostra passione poter lavorare con il colore e trasmettere tutto quello che riguarda la psicologia del colore o comunque la simbologia del colore. Quindi parlare del perché un colore ha un effetto e quale tipo di effetto il colore ha su di noi, sulla nostra quotidianità e quali sono gli aspetti, perché il colore è sempre un aspetto di luce, un aspetto di ombra, quali sono gli aspetti del colore che ci fanno essere attratti, esempio dal blu, piuttosto che di fuggire dal colore blu. Facciamo proprio un esempio. Oggi voi due entrambe avete scelto di vestirvi prevalentemente di blu. Il blu è un colore, è il primo dei colori primari e il dono del blu è la comunicazione. Quindi la pace, la ricerca di pace, la ricerca di calma e di serenità. Dovendo comunicare riguardo al colore blu, l'aver scelto questo colore nell'abbigliamento è perché conferisce una calma, conferisce una centratura, aiuta ad essere riflessivi, aiuta ad interiorizzare, quindi a riuscire a comunicare anche concetti spesso magari un po' astratti, riuscire a comunicarli in maniera semplice, quindi facendo passare, trasmettere l'energia che il colore blu in questo momento sta comunicando. Facciamo un altro esempio, Michela. In questa stanza, qui siamo a casa tua, hai scelto dei bellissimi cuscini gialli. Lato oscuro e lato invece luce del giallo. Beh, allora il giallo irradia energia e possiamo fare come riferimento il giallo del sole. Il lato giallo, lato ombra del colore giallo, allora dobbiamo pensare che il giallo è legato al nostro plesso solare e il nostro plesso solare è legato a tutta la nostra parte emozionale, per cui il lato ombra del giallo può essere riferito a una paura, una mia emozione nascosta è sempre una paura, una mancata interpretazione di quello che io non sono in grado di dire e mi crea questo, diciamo, blocco emozionale. Se pensiamo che il punto del blocco emozionale è qui e qui abbiamo la posizione del colore giallo, ma normalmente io ho scelto il giallo proprio perché essendo un ambiente, questa qui è la taverna di casa mia, privo di luce, con poca luce, ho pensato di mettere il giallo proprio per irradiare di una luce e di dare un estremo senso di felicità. Presto faremo un video dove parleremo nel dettaglio dei tre colori primari che nel nostro caso sono il blu, di cui abbiamo già parlato in sintesi, il giallo e il rosso. Il rosso ha la caratteristica di dare molta energia e molta forza, si ricerca il rosso quando si devono affrontare delle situazioni molto concrete che ci mantengano coi piedi per terra, che ci diano la possibilità di agire e l'impulso proprio all'azione. Quindi scegliere il rosso significa movimento, significa portare nell'azione l'idea. Poi,
un radicamento, cioè il rosso è proprio legato al radicamento profondo. Non pensiamo solo al rosso abbinato al colore del sangue, perché la prima cosa che uno sceglie è dire rosso uguale sangue, rosso uguale alla rosa rossa, uguale alla passione, ma il rosso è proprio il radicamento. Se vogliamo vedere anche la nostra parte del corpo, il rosso è posizionato nella parte bassa, cioè noi una volta che abbiamo bisogno di concentrarci, di radicarci, ci connettiamo con il colore rosso. È sufficiente anche una semplice visualizzazione del colore rosso per permettere di collegare una sinapsi che parte al nostro sistema nervoso. Il fatto di dire mi collego al colore rosso, immediatamente il mio corpo si radica. La cosa che mi sembra di capire anche da quello che avete detto è che il colore in parte si può subire, nel senso che noi istintivamente scegliamo un colore perché abbiamo in quel momento, stiamo vivendo delle emozioni, oppure possiamo decidere di sceglierlo per aiutarci in qualcosa che dobbiamo fare, è così? Sì, esattamente, sì. E proprio di questo parleremo nelle prossime puntate, tre in particolare, ognuna di loro sarà dedicata ai colori che abbiamo citato, blu, rosso e giallo. Per finire, ci presentiamo? Sono Michela e sono qui vicino a Daniela, un'amica che ho conosciuto durante i nostri corsi di formazione sulla cromoterapia, su numerologia, tarocchi. Insieme stiamo valutando di fare un progetto particolare, di far conoscere alle persone i vari significati di queste discipline, a volte diciamo sconosciute o poco conosciute da alcune persone, con un'interpretazione fatta da noi. E tu Daniela fai anche dei bellissimi mandala. Sì, io sto ultimando la formazione insegnanti mandala, quindi come per insegnare a creare il proprio mandala geometrico personale, perché a parte il fatto che poi si lavora attivamente con il colore, quindi dà proprio la possibilità di vivere l'essenza del colore, perché nel farlo, nei giorni seguenti, emergono proprio tante situazioni personali che possono essere collegate proprio a come stiamo vivendo il colore, e soprattutto perché è un sistema, dà un metodo, dà la possibilità di agire nella vita con metodo, facendo un passo per volta, ed è stata anche per me una scoperta. E tra le altre cose, nel crearlo mi sono resa conto di come tutti gli studi che abbiamo fatto di numerologia e tarocchi emergono come conoscenza del mandala, dà proprio la possibilità di comprendere come le leggi della vita, le leggi della natura agiscono, e quindi fluire con esse.